11 agosto. Non li temete, poiché l'Eterno, il vostro Dio, è quegli che combatte per voi. Deuteronomio 3, 22. Non li temete. Il versetto di oggi ci ricorda le parole di incoraggiamento che Mosè rivolse a Giosuè e a tutto il popolo in merito ai nemici che si dovevano affrontare. È naturale che fossero assaliti da dubbi e timori. Mosè stava per lasciarli ed essi stavano per impossessarsi di un territorio non loro, ma che era stato loro promesso da Dio, la cosiddetta terra promessa. Si chiedevano cosa sarebbe successo dopo. Lo stesso Giosuè si chiedeva se fosse stato all'altezza della situazione. Diventare un nuovo condottiero del popolo di Israele era impresa ardua. Egli si sentiva inadeguato ed insufficiente di fronte al difficile compito che lo attendeva. Mosè, con le sue parole, li incoraggia e li richiama alla realtà, non alla realtà umana, ma a quella divina. Non alla miseria e poca forza dell'uomo, ma alla gloria divina. Potremmo anche noi risparmiare tante frustrazioni, ansie, paure, inibizioni, turbamenti alla nostra vita spirituale, se solo imparassimo questa semplice ma rivoluzionaria lezione. Non li temete, poiché l'Eterno combatte per voi. Che potremmo desiderare di più? E quale sicurezza potremmo maggiormente ambire se non la protezione dell'Eterno?